Ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Magnus. Siamo sempre qui su FIFA Intercarri, allenatore Parma. Abbiamo fatto già dei colpi, colpetti che in prospettiva dovrebbero essere dei grandi colpi. Non lo so, questo naturalmente ce lo dirà soltanto il tempo, ma nel frattempo ho adocchiato anche qualche altro giocatore, perché comunque è importante cercare di capire se possiamo rinforzarci. Detto questo, c'è un'offerta. Ah, vedi. Per l'acquisto di Lazetic, vediamo di togliercelo subito dalle scale. Lazetic ha molto parecchie squadre lo vogliono, però non vogliono fare offerte più alte. Vedi? Oh, vabbè, che cosa strana, tutti quanti usano la stessa tecnica, cioè non salgono più di tanto, eh. Guarda, è incredibile. Vabbè, accettiamo, raga, perché sono tutti a 15 o più di 15, niente. Questa volta ci conviene darla, la diamo, lo diamo e niente. Vabbè, ci abbiamo il Borussia Dortmund sempre in coppa. Questa naturalmente la simuliamo. Era giusto una curiosità quella di provare un po' alcuni giocatori. Detto questo, là ce lo potevamo anche buttare. Facciamo giocare sicuramente Olivera. Facciamo giocare Bernabé. No, si chiazza. Ci abbiamo una rosa abbastanza corposa. Man mano che andremo avanti, comunque smaltiremo un po' di giocatori. Faccio giocare pure a Gaetano. Gaetano. Vabbè, lasciamo perdere Gaetano. Simula partita e vediamo subito il risultato. No, non è questo il risultato. Sbaglio sempre. Sbaglio sempre. 1-1. Va, bianche segnale. Tanto per cambiare. Vabbè, dai. Anche la simulazione ci può far capire qualcosa. Detto questo, ci guardiamo la posta. Ho fatto il trasferimento di Bernabé. 34 milioni di Bernabé. Oh, però non è che stiamo tanto coperti come ala. Allora, c'è Hakuna che sta diventando un'ala. Che sta diventando questa? Adesso è in scadenza questa. Piano di crescita. Alla sinistra sta diventando. Fa 3 settimane. Mannaggia, facevo diventare alla destra. In 3 settimane, e no, mi diventi alla destra a questo punto. Dai, lo faccio diventare alla destra, dai. Così ci vendiamo Bernabé. Vi voglio far vedere i giocatori che ho messo da parte. Allora, noi abbiamo bisogno di un terzino sinistro. Questo sembra forte, 18 anni, non sembra male. E poi c'è questo Jacobs, che però ha mosse abilità un po' bassissime, però non c'ha valori tanto bassi. Questo secondo me. Qua andiamo forse un po' più sul sicuro, secondo me. Non lo so, eh. Allora, 18 anni promessa, penso, no? Sporadico. Vabbè, accettiamo sporadico, dai. Vabbè. 4 anni. Va bene. Ok, accettiamo. Questi qua andano sui 1000 qualcosa, più o meno, eh. Secondo me sui 1000. 1700 è un bel 20.000, dovremmo stare a posto, no? Ah, ridicola! Oh. Addirittura? Oh, porca miseria! Addirittura ridicola! Chissà se riesco poi a. Pure svinco, stai manco giocando! Prepino, sta manco giocando! Atletismo. Un po' indeciso questo Jacobs, c'ha 21 anni, però potrei anche fare cambiare di ruolo. È un CD, difensore centrale. Rischiamo, dai. Vediamo se riesco a prelevarlo lo stesso. Allora, facciamo turnover. Magnifico, 4 anni, là, niente di meno. Questo è scarso, eh. Questo è scarso. Ah, 21 2000 2000 assai, secondo me. Vabbè. Oh, le donne sono difficili, farci osare un po' di più. A me interessava questo Sidibe del Cameron, 20 anni. Vediamo se riusciamo a prendere. Ma c'è 18, cioè, sono giovani, cioè, siete sconosciuti, cioè, siamo sporadico, dai. Magnifico. Che faccia che c'ha.
Ignoriamo la casa. Oh! Perciò volevano detto di no. 8 e 2. Ma che? Ma che controffè? 8 e 2. Ma per chi ci avete piato? Wow, 8 e 2 è tantissimo, secondo me. Ma guarda, ma proprio perché. Ma manco bianchi guadagna 8 e 2. C'hai 20 anni, non so manco come sei. Però mi intriga, è come se fosse tipo una scommessa, vediamo un po'. Vabbè. Voglio proprio vedere questo quant'è. Che voto ci dai, dai? Se già io vedo B. Beh, almeno c'è A, dai. CD 69, madonna santa. Vabbè. Qua abbiamo sbagliato, secondo me, eh. Qua abbiamo sbagliato. Vediamo se poi riusciamo a prenderlo quell'altro. Attualmente lo vado subito a posizionare e lo mandiamo anche subito in prestito. Perché comunque, porca di quella paletta, così libe, piano di crescita. Vediamo quello un po' più. Dai, finalizzazione di qua. E vediamo se riusciamo ad andare in. Andiamo un po' avanti, dai. C'è 24 anni. Questo già non sale più. Bayern Monaco. Andiamo a trattare. Mi rendo conto, ma purtroppo. Allora, scambio giocatore chi c'hai? Perché magari difensore centrale. Lo so. Ma questi però. 84, sì. No, vabbè, preferisco rischiare. Allora, negozio offerta cartellino. Ci hanno offerto. Vediamo se ci danno 40. Porca miseria. Oh, intanto voglio dire una cosa, Cioè, non è per qualcosa. Gli obiettivi che c'erano. C'era anche questo, che tra l'altro è anche molto basso. Mentre il valore del tuo club del 20% entro 2 stagioni. Al 70%, cioè penso che comunque lo stiamo li stiamo aumentando. Vabbè, gioca chi ci abbiamo? Questa coppa. Allora, direi di provare a vedere di fare qualche cambio. Bamba sta stanco, quindi no? Del Prato può giocare assolutamente. Qua ci andiamo a mettere Acuna, abbiamo detto, vero? Sì. Acuna, no, Acuna abbiamo fatto diventare esterno sinistro. L'esterno del mamma mia, sto incominciando un po' a confondermi. Attenzione, ragazzi, perché se ci confondiamo poi siamo fottuti. Ok, giochiamo di qua. Esposito alla sinistra. Devo un po' controllare perché sennò do un po' i numeri. Allora, Traoré, ma Traoré non lo vuole nessuno. Non lo vuole nessuno. Comunque, Acuna, sono sicuro che sia Acuna ed è esterno. Alla sinistra, se non mi sbaglio, sì, alla sinistra. Voglio farlo giocare anche lui. Vediamo se riusciamo a fare una buona partita. 3-3. Mazza, ha segnato Zapata, Bernabé e Bianchi. Vabbè, dai, no, che Bernabé e Bianco? Ha segnato Bianchi. Poi Martin. Del Prato si è fatto male. Porca di quella. Che vi fate male nelle amichevoli? Dai, vi fate male nelle amichevoli. Ma porca di quella miseria. Programma di crescita raggiunti i livelli massimi. Dario Marti. Ma Dario Marti già aveva raggiunto i livelli massimi di crescita, se non mi sbaglio. 88, cioè sì. Altre 88. Che deve crescere più, dai. Veramente era assurdo se crescesse ancora. Noi una ce la siamo beccati con Bernabé, perché comunque l'abbiamo venduto bene, penso, dai. Più di 10 milioni rispetto a. Vedi, guarda lì, ma poi non giocava mai. C'era pure ragione che si incazzava con Martin. Ho fatto per il resto di. Questo potrebbe essere un buon prestito, dai, perché tanto è in cala sinistra 69. Questo non gioca mai, secondo me. Allora, cioè, quindi quindici, deleghiamo prestito e vai. Cominciano ad arrivare un po' i prestiti.
Accordo per il prestito di Garcia, va bene, accettiamo. E poi che? Sempre Rossi? No. Negozio Rossi? No, 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 rifiutiamo perché possiamo. Era sì, da Silva. Ok, possiamo rifargli un'altra volta l'offerta. Questo magari va a finire che pure è scarso. Vediamo se viene. È la seconda volta che lo contattiamo. Sporadico, sempre sporadico. Se mi sbaglio, pure l'altra volta non voleva giocare. Sì, dico sempre 4 anni. Dai, vedi a cena con la fascia in testa. Ah, sempre con questo, stai. Quanto gli do? La cifra di prima era di Digo a 1.700. Gli diamo 5. Vado, 5 è tantissimo, secondo me. 33, 30. Vabbè. Eh sì, questa c'ha proprio la faccia per dire t'ho fottuto. Eh? Vediamo. 5.000. 5.000 è tantissimo, secondo me. Vabbè. Vediamo, dai. Sempre A. Se sempre A. Se 70. Vabbè, dai, 70. 70 secondo me non è tanto male, visto che comunque terzino non stiamo messi tanto 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 bene. Terzino sinistro ci abbiamo Zagari, allora Zagarissi io lo c'ha 24 anni, lo butterei a sto punto, cioè ci giochiamo tutto con Demetrius e Da Silva. E poi invece a destra ci abbiamo Del Prato che si dovrebbe riprendere e Samaras. Del Prato, Samaras adesso siamo un po' fortunati, secondo me. Se no potrei fare una bella cosa, lo faccio diventare terzino destro. No, dai, se no lo roviniamo a terzino destro, secondo me. In 2 settimane, terzino destro, no, no. No, no, lo lascio così. 6-6-6-6, va bene così, va bene sul 6. Laterale difensivo, ok. E a questo punto Zagare disse che ci lo mandiamo lista trasferimento, perché Zagare disse 4 anni, questo non sale più, secondo me. Poco sale. Abbiamo prestito, ok, accettato, eh sì. Offerta trattamento di Traoré. Maronna mia, Traoré. Traoré glielo mollo subito, mamma mia. Sì. Allora, rinegoziamo l'offerta, ma giusto per vediamo se ce l'ha. Oh, no, vabbè, non voglio rischiare, piglietelo. Vai, via, 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 via. Un anno ci ho messo per bere, un anno, è la prima offerta, è la prima offerta che ci arriva in un anno per Traoré. Pensate quanto fa schifo. Aspetta di Zagari, Zagaridis 300, ma aspettavo un po' di più per Zagaridis, eh. Aspettavo un po' di più. Allora, vediamo se ce le danno 4. 300, Madonna santa. Questo è vecchio, eh. 300, e dai. E boh, guarda che Zagaridis è forte, eh. 3-3, dai, 33, gli anni di Cristo. Vabbè. Va bene così, dai. Hakuna. Oh, Hakuna è diventato, piano di crescita dovrebbe essere diventato cambio di ruolo. Dimmi che stai su 80. Sto cazzo, babbo, questo avanzare, ma ci ha fregato, eh. Pensavo un po' di più, pensavo molto di più, pensavo. Allora io direi di c'è un tiro un po' bassino, accelerazione 17 settimane, ok, vai. Alla fine non conviene pigliare questi qua, perché alla fine appunto, questo potrei farlo diventare un DC Jacobs. Vediamo se riusciamo a farlo venire. Sporadico, va bene. 4 anni. C'è la faccia di quello. Madonna, questa è strabica. Questo pure ha rifiutato, eh. Facciamo 4 e 7. Vabbè.
Basta, c'è rotto le palle. Non giochi, praticamente non giochi. Cioè, perché sei svincolato e non c'hai. Sei giovane, ma non giochi, però. Accordo per prestito di. Ah, questa è una buona notizia, vedi? Così lo mandiamo in prestito. Vediamo pure se cresce. Ciao giocatore, Aguirre, Kitzer. Siamo d'accordo dunque. Aguirre pure potrebbe essere uno promettente. Comunque abbiamo la prima partita di campionato contro il Bologna. Come siamo messi? Scusate un attimo, voglio dire una cosa. Ma pensavo ci avessero già fatto il sorteggio per l'Europa League. Allora, Kalimuendo, ok, perché sta stanco? Non lo so, grazie, riusciamo, penso di sì. Penso che Bianchi arriverà a 90, dai, penso ci siano problemi. Il prato lo dobbiamo togliere, che si è ciacchiato del prato. Porca di quella miseria, maledetto del prato. Terzo senso, abbiamo Samara, io c'è da mettere a sto Silva, dai. Lo so che è sinistro, visto che ci abbiamo da mettere di là, però secondo me può giocare adesso, se è la stessa cosa, ce la fanno a giocare. Questo ce lo portiamo assolutamente, volevo provare anche, questo va in prestito, quindi non ce lo portiamo nemmeno. Allora, Hakuna ce lo portiamo, gli facciamo fare una partitella sicuramente, e mi porto anche Gaetano, eventualmente dovesse succedere qualcosa. Giochiamo così. Prima partita. Ah! Che ha fatto il portiere? Ma staccato di destra. Ah, che peccato, grande Zapata che recupera. Bello. Che c'è? Zapata non la prenderà mai di destra. Invece, anche i terzi nostri hanno una lentezza nelle gambe. Abito, questo è fallo sul portiere. E no. Vabbè, troppo impetuoso secondo me, ragazzo. Un po' troppo impetuoso secondo me, ragazzo. L'ha sbagliato. Poi là, vabbè, là, come al solito, il dosi dison disin Madonna santa, mi sto incartando. Disorientato. Si è invecchiato. Fuori gioco, penso. Non era male, non era male. No, non era male però l'idea, eh. Guarda lì, tac. Non doveva stop. Ok. Oh, no, 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 dai, no, dai. Vabbè, mamma. Quando è così. Quando è così. È un po' palese che non ci fanno segnare, eh. Cioè, che succede? Allora, questa l'abbiamo presa, non ce l'ha fatta prendere. Quest'altra l'ha presa. Secondo me non è un risultato giusto. Capitano. È capita. E se non si manca tu. Ah. Oh. E porca di quella pu. No, dai, ancora babù. Vabbè, ah. Però che mazza che c'hanno, eh. È incredibile sta partita, eh. Deve essere una partita facile. E dai, prendi! Gli fa la. Vabbè, ah. Sì, vabbè. Cioè, non neanche capito chi ha fatto il fallo. Lì era fatto il fallo. Vabbè. Va a destra, vai. È enorme. Oh, manca. Ma niente, bro. Non passa niente, bro. Mamma mia, non passa, no, niente. Avanti. Mamma mia.
dai, sono 30 minuti che stiamo cercando di fare un gol. Ma vai, veramente, guarda lì. Dobbiamo fare soltanto altri due gol. Io non mollo. Protegge bene il pallone. Se ne va di forza. Ma chi è questo che... Si guarda intorno. E c'è il gol, tripletta personale, un esordio davvero da sogno. Replay che sottolinea la sua ottima prova di oggi. Al di là dei tre gol parlo, guarda là. Provvedimento giusto a termine di regolamento anche. Ma la palla la riusciamo a prendere? Attento, anticipa l'avversario. Sì, va buo. Che gol fantastico, ha trovato la... Ecco il prossimo incontro. Dai. Per un'occasione grande questa. E facciamo sto 5-2 almeno. Bravo, Olivera, dai. Wow, io... Ma non è incredibile, manco una palla, niente. Cioè, veramente assurdo. Cioè, abbiamo giocato con la squadra più forte del mondo. Vabbè, dai, partiamo male, però. Generalmente a volte partiamo sempre troppo bene e perdiamo. Stavolta invece magari ci dice bene proprio per questo. Comunque, alcuni giocatori stanno comunque crescendo. Offerta per trasferimento di del Prato, no. Diciamo che sicuramente si soffre quando non abbiamo dei buoni terzini, però secondo me cresceranno, abbiamo tutte le possibilità. Comunque, ce la possiamo fare.